Buonasera, siamo qui con le comunicatrici, uso degli strumenti di comunicazione. Vediamo chi abbiamo con noi. Nome? Licia, Cristiana, Cognome? Benatti, Tognon. E siete qui in qualità di? Presidente del comitato di gestione della scuola materna. Rappresentante di riserva, quello che lavora nell'ombra. Quale nido o scuola siete rappresentanti? Sergio Neri di Campogalliano, scuola Balena Blu di Carpi. Quando è nata la vostra vocazione per fare il rappresentante? Ah, io lo volevo fare da bambina. Mi ci hanno buttata. E com'è avvenuta la vostra elezione? Un momento che ricordate con gioia? Ero l'unica. Sì, con gioia, ma anche con timore. E da quanto tempo lo fate? Questo è il terzo anno. Ah, terzo anno. Quindi abbiamo le comunicatrici veterane. Sì. Allora, vediamo come ve la cavate sul campo. Vi propongo alcune situazioni e ci dite come le avete gestite. Siete pronte? Sì. Quella volta che, dopo una riunione del consiglio, è stato mandato il verbale via WhatsApp e un rappresentante non presente all'incontro critica e contesta alcuni aspetti e si toglie addirittura dal gruppo. Io l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, se ci sei puoi decidere insieme agli altri, se non ci sei devi prendere quello che decidono gli altri in tua assenza. Io gli ho detto che insomma lì ha dovuto decidere la maggioranza, che però per me faceva bene a inserirsi nel gruppo di WhatsApp perché comunque poteva prendere spunti futuri. Bene, questa è andata. Siete pronte per la prossima Sì. situazione? Si fanno sempre più difficili. Quella volta che le insegnanti hanno addobbato la bacheca delle informazioni come un albero di Natale, ma nessuno ha letto quello che c'era scritto e quindi tutti vi chiedevano informazioni su cose che erano già appese. Io ho fatto le foto e ho tornato a girare nella chat di WhatsApp tutte le informazioni che dovevano avere i genitori. Ah, gli ho detto: se volete vi faccio un corso di lettura veloce. Quella volta che vi siete trovati nella chat del nido o della scuola 263 messaggi in 45 minuti per un caso di varicella, con tanto di commenti e parole inopportune. Io li ho invitati alla calma e gli ho detto che comunque dovevano rivolgersi ognuno al proprio medico e non parlare di queste sciocchezzuole nella chat di WhatsApp. Ah, io ho chiuso la chat e ne ho riaperto un'altra dopo un po' dicendo che quella la utilizzavo solo io e i messaggi li mandavo solo io e loro non dovevano scrivere niente perché era la chat istituzionale quella. E quella volta che un genitore non in chat non ha ricevuto comunicazione della colazione a scuola, e neanche tramite avviso cartaceo, e neanche tramite una comunicazione verbale, e quindi viene da voi a chiedervi spiegazioni. Io gli ho detto che quando porta il figlio al mattino, però un'occhiata alla bacheca gliela deve dare. Ehi, no, io mi sono scusata, gli ho detto: guarda, hai ragione, io ho utilizzato WhatsApp pensando che tutti quanti guardassero lì, non ho pensato alla mail, e da quella volta ho fatto mail, avviso cartaceo e alla fine WhatsApp. Quella volta che avete divulgato il verbale di consiglio via mail e molti vi hanno chiesto di fare una foto e inviarla nella chat di WhatsApp. Io gli ho detto che era troppo lungo, che per email se la teneva lì e se la guardava quando aveva tempo. Beh, io ho tenuto buono il suggerimento che mi hanno dato, ho preso come spunto positivo e l'ho mandato anche tramite WhatsApp per fare anche più veloce, magari se uno non ha tempo di andarsi a guardare le E allora, quella volta che in chat si esprimono pareri, idee e anche insulti, e di persona si dimentica tutto o si fa finta di niente. Ho telefonato in privato alla persona che era stata offensiva e gli ho detto di avere rispetto per tutti gli altri e cercare di non scrivere queste cose in mezzo ad altri genitori. Io invece l'ho preso proprio di persona, faccia a faccia, e gli ho detto: guarda, se hai qualcosa da dire, prendi direttamente le persone, non fai finta di niente più quando le vedi di persona, appunto. Ultima situazione e siete arrivate. Quella volta che un genitore ha pubblicato il bollettino medico del figlio assente da scuola da alcuni giorni. Io gli ho detto che insomma per la privacy la salute dei bambini non va divulgata così e quindi era meglio non farlo la prossima volta. Io gli ho detto che la chat invece non è l'ambulatorio del suo pediatra, che quindi se ha dei problemi di questo tipo si rivolga al suo pediatra di fiducia e non in chat. Bene, tiriamo le fila. Da 1 a 10, quanto siete soddisfatti della vostra esperienza come rappresentanti? 8 e mezzo, 11. Lo rifareste anche il prossimo anno, quindi? Sì.
Sì. Perché? Perché è una bella esperienza. È una bella esperienza, è molto stancante, ma ti coinvolge tanto ed è bello, sì. Quindi date un consiglio alla collega. Mantieni sempre la calma. Fai tanti sorrisi. Se doveste incoraggiare un genitore a candidarsi come rappresentante, cosa gli direste? Gli direi di mantenere sempre la calma. Falla, è un'esperienza unica e ti rende più partecipe della figlia di tuo figlio e della comunità in cui vive. Quindi grazie per la vostra collaborazione e salutatevi e lasciatevi con una frase di buon auspicio. Ciao Cristiana, in bocca al lupo per il prossimo anno. Ciao e tanti tanti di questi anni da rappresentante. Buonasera a tutti, siamo qui con i factotum, ovvero il ruolo del rappresentante. Vediamo chi abbiamo questa sera con noi. Nome? Chiara. Giuseppe Garibaldi. Cognome, l'hai già detto. Leonardo da Vinci. Siete qui in qualità di? Rappresentanti. Di quale nido scuola? Pollicino. Ramesina, Coccinella, Petirosso, tanti. Quindi è una vocazione che è nata da tempo, quella del rappresentante? Tanto tempo. Sì, e com'è avvenuta la vostra lezione? È un momento che ricordate con estrema gioia? La mia è avvenuta spontaneamente. La mia è avvenuta spintaneamente. E da quanto tempo fate il rappresentante? Io sono fresca, solo da un anno. Io è passato bene da tempo che non me lo ricordo più. Bene, quindi abbiamo due esperienze a confronto. Vediamo come ve la cavate sul campo. Perché finora è stato facile, ma ora vi propongo una serie di situazioni e vediamo come le avete risolte. Quella volta che un genitore molto attivo vi ha bypassato e ha deciso in autonomia senza condividere. Ma forse allora si potrebbe sfruttare la propositività di questo genitore e magari arruolarlo in una prossima volta. Probabilmente questo genitore qua aveva la sindrome del tacchino, cioè appena arriva la roba subito scrivono, cioè bisognerebbe proprio, non so, prenderli da parte e spiegargli che certe cose vanno anche gestite sulla chat in certe maniere, dargli le regole. Altra situazione. Quella volta che non siete riusciti a comunicare con alcune famiglie straniere e a coinvolgerle nelle varie iniziative della scuola. Beh, è un po' comodo magari a volte anche per loro. Forse servirebbe un buon corso di alfabetizzazione? Alfabetizzazione è già una parola difficile, nel senso che lì è un percorso nel percorso, nel senso che è una cosa che va costruita e bisogna cercare di capire anche, diciamo, le loro provenienze. Va costruita questa cosa, non è un semplice corso, secondo me. Quella volta che tutte le proposte che avete fatto, pizza, colazioni, merende insieme, aperitivi, non sono state accolte dalle altre famiglie e sono andate completamente deserte. Magari si potrebbe pensare di trovare, non so, qualche alternativa oppure anche orari alternativi, forse per andare incontro a quelle che possono essere le esigenze di tutte le famiglie. Io da quella volta lì non ne ho più proprio più organizzate, nel senso che ho lasciato fare, diciamo, agli altri e ho cercato di coordinare le idee che venivano dagli altri, visto che la mia era andata buca. Quella volta che voi rappresentanti avete deciso di organizzare una raccolta fondi a scopo di autofinanziamento, ma gli altri genitori si sono opposti. Secondo me forse sarebbe utile spiegare a tutti i genitori bene quali sono le cose, cioè i motivi per cui facciamo queste raccolte fondi, cosa andiamo a comprare e poi magari mostrare anche il risultato finale, quindi forse si sentirebbero più coinvolti. Ma non è che si siano opposti, proprio non si facevano vedere, quindi io mi sono trasvestito a cespuglio e li ho beccati uno per uno dietro i cespugli dell'uscita della scuola. Quella volta che vi hanno detto che la festa di carnevale la organizza tradizionalmente il rappresentante. Beh sì, certo, poi faccio i costumi per tutti, il carro, ma io ho poi anche una vita, oltre al ruolo del rappresentante. Ma io non è che gli ho detto di no, nel senso che ho cercato a questo punto di delegare, nel senso che gli ho dato la mia bella tabellina con tutti i nomini delle varie persone e alla fine
questo può fare questo, questo può fare quest'altro, andate, nel senso che... E il carro è partito? Ma non so, in retromarcia però... Quella volta che parcheggiavano sistematicamente nel posto riservato ai disabili davanti al nido? Sarebbe utile forse provare a parlare con queste persone in disparte e dire che sì, tutti ci mettiamo 5 minuti, che tutti siamo di fretta, però è una questione di rispetto. Ma rispetto, questi qua quando io provo a fermargli, digli qualcosa, ti sbrufano e poi lo fanno lo stesso, la prossima volta che li becco prendo il muletto e gli sposto le macchine. Quella volta che, ultima situazione, vi hanno chiesto di comprare il regalo per il compleanno di un bambino. Qua io penso che abbiano frainteso un pochino, no? Il ruolo del rappresentante, forse bisognerebbe fare un po' anche chiarezza su quelli che sono i contesti. Sì? Ma guarda, io per questa cosa qua, quando ho fatto la lista della rubrica, vicino, ci ho messo anche la data di compleanno dei vari bimbi, così quando le organizzate i compleanni c'erano tutte a disposizione, anche lì cercare di delegare un pochino agli altri, così si fanno i gruppetti tra di loro, tu magari ce lo ricordi ogni tanto e... delegare. Quindi tiriamo le fila. Da 1 a 10, quanto siete soddisfatti della vostra esperienza come rappresentanti? Io dico 9, perché si può sempre migliorare. 110 lode. Lo rifareste anche il prossimo anno, quindi? Sì. Magari insieme a qualche collaboratore nuovo che mi porti qualche novità. E perché? Perché almeno nella mia intenzione penso di fare qualcosa in più sia per mio figlio e forse spero anche per gli altri bambini. Perché avere poco tempo vuol dire ritagliarsi un po' di tempo per se stessi. Date un consiglio al collega. Allora, più che un consiglio una richiesta, mi passi i tuoi schemini di Excel così li uso anch'io. Bene, allora fai tesoro delle mie magagne per non combinarne più. Se doveste incoraggiare un genitore a candidarsi come rappresentante, cosa gli direste? Gli direi di farlo perché secondo me è bello partecipare anche dall'interno al mondo dei nostri piccoli. Bene, io direi che potrebbe apprendere le cose positive dalle persone che conosce e che incontra e che collaboreranno con lui. Benissimo, siamo alla fine. Grazie per la collaborazione. Salutatevi e lasciatevi con una frase di buon auspicio. Io intanto ti saluto, ciao Massimo, e magari il prossimo figlio mandalo al pollicino, così ci penso io. Perfetto, stay rappresentante, stay crazy, ok. Buonasera, siamo qui con le pacificatrici. Quasi. Vediamo. Relazioni interpersonali e gestione dei conflitti. Sì. Vediamo che abbiamo. Nome. Claudia. Tiziana. Cognome. Incerti. Tosi. E siete qui in qualità di? Rappresentante dei genitori. Presidente del comitato genitori. E di quale nido scuola? Scuola materna, guarda. E il nido Colorado. E quando è nata la vocazione per fare rappresentante? Fin dal nido del mio primo figlio, ovviamente. Anch'io col nido del mio primo figlio, adesso sono al secondo. E com'è avvenuta la vostra elezione? Molto spontaneamente, unica volontaria. La mia è stata spintaneamente. Abbiamo una cosa che ritorna, quindi, queste lezioni. E da quanto tempo lo fate? Questo è il quarto anno. E per me è il terzo. Quindi abbiamo le quasi pacificatrici veterane. Sì. Bene, quindi vediamo come ve la cavate sul campo. Ora vi propongo un po' di situazioni che dovreste aver vissuto e ci dite come le avete risolte. Siete pronte? Sì. Quella volta che ci sono tre casi di pediculosi e si scatena il panico generale e tutti chiedono a voi cosa fare e se bisogna chiudere la scuola. Sono solo pidocchi, non è mica la peste, basta controllare i bambini e un po' meno ansia. Eh no, invece è un bel problema, perché cioè va bene che sono solo pidocchi, però i genitori, insomma, devono controllare i bambini prima di riportarli a scuola. Quella volta che vi siete trovati a gestire la rabbia di alcune mamme per lo sciopero del personale della scuola. Lo sciopero è un diritto, sono situazioni che capitano, dov'è il problema? Va bene, però è anche un disagio per i genitori, dove li mettiamo questi bambini? Stiamo capendo chi è la pacificatrice. Quella volta che due genitori volevano fare un'imboscata al pranzo di Natale, che era riservato ai bambini, e vi hanno chiesto di essere portavoce con le insegnanti di questa richiesta. Mi piacciono i genitori attivi, bella iniziativa, ma chiedetelo voi alle insegnanti.
Scusa, guarda, mi sta suonando il cellulare, vado andare a rispondere, scusa. Quella volta che un genitore particolarmente ansioso ha gonfiato un problema, destando ansia e preoccupazione anche nelle altre famiglie che fino allora erano tranquille. Beh, genitori di questo tipo, a rischio di sembrare cattiva, vanno messi in castigo, destabilizzano l'atmosfera e l'armonia del gruppo. Però insomma è un delicato equilibrio, il genitore ha tante cose a cui pensare, i bambini, il lavoro, la scuola, quindi insomma cerchiamo di anche capire i genitori. Bla bla bla. Quella volta che all'interno del consiglio di nido due rappresentanti non presenti all'incontro del consiglio precedente contestano una proposta già ampiamente sviluppata e condivisa dal resto del gruppo. Vi è capitato? Scusate, venivate all'incontro, io ho annullato la pedicure per essere presente e loro arrivano e cambiano tutto. No, così non si fa. Va bene, cerchiamo di parlarne insieme, di capire, insomma, di analizzare quali sono i loro argomenti, facciamo gioco di squadra. Va bene. Quella volta che in chat si accende una discussione e due persone sono particolarmente furiose e aggressive. Penso che sia il caso di smorzare subito questi spiriti, segare la discussione e basta, altrimenti che casino ci viene nella chat. No, io prenderei il genitore e gli parlerei in separata sede spiegandogli insomma che queste cose in chat è meglio evitarle, magari se hanno dei problemi ne parliamo di persona. Ultima situazione, quella volta che avete rassicurato un genitore perplesso rispetto ad alcune scelte educative. Stavolta sarò buona, mi sono sentita di aiutarlo e essere di supporto. Io penso che gli insegnanti vadano sempre sostenuti e quindi bisogna fargli capire che le scelte educative sono giuste, quelle degli insegnanti. Sì, sono d'accordo, poi se il genitore non è d'accordo può andare a parlare con gli insegnanti e vedere che cosa gli dicono. Va bene. Quindi tiriamo le fila. Da 1 a 10, quanto siete soddisfatti della vostra esperienza come rappresentanti? 9, tutto sommato. Sì, anch'io direi 9. Quindi lo rifareste sicuramente il prossimo anno? Mi suona il cellulare. Penso di non avere altra scelta. E perché? Beh, è bello il contatto con i genitori, anche se a volte è difficile. Mi piace molto. Sì, anche per me la cosa più bella è il contatto con gli altri genitori e conoscere tutti gli altri bimbi, quindi è molto bello. Date un consiglio alla collega. A volte un po' più di cattiveria perché bisogna tenerli lì. Anche tu delle volte però un po' meno impulsiva, dai. Ci proverò. Se doveste incoraggiare un genitore a candidarsi come rappresentante, cosa gli direste? Vai, è una bellissima esperienza, entusiasmante, fa sudare, però è veramente bello. Sì, è vero, è veramente bello e ti fai tante amicizie anche, quindi veramente è di più quello che ti dà che quello che devi fare. Bene, grazie per la collaborazione e salutatevi con una frase di buon auspicio. Viva i bimbi e viva i rappresentanti! E lo facciamo anche il prossimo anno. Sicuramente. Vi aspettiamo sempre su questi schermi. Ciao! Ciao!